Buongiorno amici, ben ritrovati, buongiornissimo. Allora, è mattina presto, perché è presto, accendo il forno, sono ancora un po' addormentata. Accendo il forno adesso, oggi è giovedì, vado a fare i gnocchi. Che si fa di giovedì? Gnocchi. Vado a fare i gnocchi perché ho un sacco di basilico. Voglio fare i gnocchi con il basilico, tipo un pesto. Non dico più pesto alla genovese perché sennò, se c'è una virgola che non va, i commenti e... Vado a fare un pesto, ma voglio fare dei gnocchetti dei gnocchi, dove però metto anche il basilico nell'impasto, un po' verdini, un po' con il basilico. Insomma, allora, patate. Sapete che io per fare gnocchi metto le patate nel forno, vengono fantastiche. Vengono fantastici perché non vengono più asciutte. Ci sono altre ricette in questo canale mie dei gnocchi. Allora, teglia, carta forno, metto le patate così con la buccia, quelle molto grandi le taglio per avere una tessatura simile, ad esempio questa, 200 gradi nel forno, 35-40 minuti sono pronte, forse taglio anche questa così, ok, si possono fare anche nel microonde, però per me il microonde è troppo piccolo, non ci sta questa quantità. Ok, ne vado a prendere un'altra e gliela metto, taglio anche questa qua, così. 200 gradi, 35-40 minuti, poi vado in giardino, dopo aver bevuto il caffè, vado in giardino a raccogliere il basilico e poi ci vediamo dopo. Ora amici, intanto che le patate si cucinano, andrò ad occuparmi di fare questo pesto, tra virgolette, non ho detto pesto alla genovese, ho detto pesto di basilico, e mettere il basilico anche nell'impasto dopo che andrò a fare gli gnocchi. Allora, in questo canale trovate un video su come mantenere il basilico che ho fatto io l'anno scorso, che secondo me è fighissimo, un metodo veloce senza dover fare pesto, vasetti, tutte queste cose. Se avete tanto basilico, andatelo a vedere perché è interessante. Vorrei precisare una cosa perché per i tanti commenti avuti nell'altro video. Il basilico non lo lavo, cioè non lo lavo. Perché tutti mi dicono, ma come non lo lavi, non lo lavi? No, non lo lavo. Allora, premetto che questo qui... Guardate che bello! Guardate, questa è una piccolissima parte del mio... Sono di due qualità, vabbè. Primo, premetto che è il basilico del mio giardino, dei miei vasi. Questo è un basilico tutto in vasi grandi, alti, vasi, non è in terra. Ieri sera, prima di andare a letto, con la gomma a doccia, ho bagnato tutto il basilico. Questa mattina, quando si è asciugato, l'ho raccolto, ma non lo lavo, perché rovino tutto. Ok. Poi ognuno è libero di fare come vuole. E in più sono una persona che non ha il terrore così di che ne so, un batterio. No, non ho queste pippe io, mi dispiace. Quindi io il mio basilico non lo lavo per fare questa cosa. E allora, ho raccolto due tipi di basilico. Questo è il basilico normale, questo non so se lo conoscete, è meraviglioso. Ve lo faccio vedere più da vicino, vi faccio vedere dei rametti, perché è differente. Si chiama basilico antico, almeno c'è scritto così quando lo si compra. Sono un paio di anni che lo compro ed è meraviglioso. È un po' più antipatico da pulire, nel senso che, vedete, le foglie ha un rametto più grosso, però è fantastico, il suo profumo è più intenso e è così. Allora, una piccola parte, quella che andrò a mettere nell'impasto degli gnocchi, la metto nel robot, nel tritatutto, e poi aggiungerò. Invece il pesto, vi farò vedere un altro metodo, perché sappiamo tutti che nel frullatore diventa nero. Me che dopo 5 minuti che hai nel piatto diventa nero, non mi piace più questa cosa. Ho trovato un metodo, ho il mortaio, ma col mortaio ci metto tanto tempo. Io me lo trito a mano o col coltello, ma viene un pesto meraviglioso. Bene, adesso vado a sistemare, a stenderlo un pochettino, che se c'è una formichina esce, lo stendo bene sulla tovaglia, e poi vado a tritare il primo per fare... ci vediamo dopo, insomma. Allora amici, oggi farò una pesto di basilico così, come vi dicevo, perché non voglio che rimanga nero.
che diventi nero. Allora, mi sono pulita tutto il basilico, me lo metto sulla taglierina, ho un bellissimo mortaio di sasso, ma le mie quantità non ci stanno. E quindi è da un po' che mi faccio il pesto così, mi piace un sacco. Metto il basilico sulla taglierina, cioè alla fine è più facile a farsi che a dirsi. Aglio, quello che mi pare, non ne metto stra tantissimo, perché stasera vorrei andare a ballare. Non è ancora sicuro, ma penso che andrò. E insomma, e oggi, poi oggi ho un ospite, ho un amico Flavio da Udine, non posso dargli un pesto scuro. Ok, adesso qui con un po' di pazienza, 5-10 minuti, me lo vado a tritare. E poi mi piace che non sia tutto uguale, che abbia pezzettini più piccoli, pezzettini più grandi, insomma. Inizio qua, piano piano me lo vado tutto a tritare. Ah, intanto che sto qui che trito, perché è una cosa che non vi dico mai, ma se passate di qui la prima volta, io sono Cristina, mi piace cucinare, se vi iscrivete al mio canale mi fa piacere. Siamo già un sacco. E quando diventiamo 100.000 ho capito che YouTube mi manda un regalo a casa, una piastra, non lo so, un quadretto, non so che cos'è. È una cosa che manda quando si arriva a 100.000, adesso siamo quasi a 60.000, quindi insomma, se ti fa piacere iscriviti. Vedete, già così viene bene, però insomma mi metto, perché sapete cos'è che fa diventare nero il basilico? È il riscaldamento delle lame. Infatti, tritarlo al coltello, suonano le patate, sono pronte. Farlo al coltello rimane bellissimo. Un'altra cosa, perché dopo me lo scrivete nei commenti, ho visto tanti video, ci sono tante tecniche per non farlo diventare nero, ma quella di sbollentarlo un attimo poi metterla nel ghiaccio la trovo assurda. No, mi rifiuto di mettere nell'acqua bollente il basilico. Sì, rimarrà verde dopo con la reazione del ghiaccio, ma credetemi, gli seccava ma più della metà del sapore. No, veramente, no, non posso. Ora me lo vado a tritare. Di realtà, se prendessi un coltello più lungo, faccio ancora prima. Che qua ce l'ho. Guardate un po'. Ma qui se ne fa del lavoro. Vado a spegnere il forno, continuo a tritare il mio basilico a mano e ci vediamo tra un po'. Ecco qua, ho finito di tritare il basilico. Dopo uno lo trita quanto come vuole, però guardate che non ci è voluto poi così tanto. Poi ripeto, questa è una grande quantità, perché per una quantità più piccola, vabbè, una quantità più piccola si può usare il mortaio, che è anche bello usare il mortaio. Subito olio, poi dopo penso al resto. Allora, questo tipo di pesto per fare questi gnocchi, secondo me ci stanno benissimo anche o i pomodorini freschi o anche i pomodorini secchi. Io sono lì, ho in casa oggi, quindi non ho voglia di uscire qua. Oggi promette una giornata molto molto calda. E così vado a mescolare. L'importante è che sia ricoperto, che abbia dell'olio, e poi dopo mi vado a preoccupare del resto: formaggi, pinoli, semi, quello che andrò a mettere. Questo lo mettiamo tutto. Comunque, vedete, è un tritato un po' grossolano, così. Comunque meraviglioso, meraviglioso, specialmente chi ha adesso tanto basilico, una variante di come usarlo. Bene, ora metto via, ci preoccupiamo ormai degli gnocchi. Intanto che si raffreddano le patate, perché io gli gnocchi li faccio con le patate fredde, vado avanti col pesto che è qua. Guardate che bello, vedete che bello, un po' così grossolano, non tutto uguale. Vado a mettere un po' di sale, anche se dopo ci andrà il pecorino, ma è tanto, quindi un po' di pepe,
E poi, siccome non è un pesto alla genovese, è un pesto. In una padella antiaderente ho messo a tostare pinoli e semi di girasole. Sono profumati. Il profumo dei pinoli mi ricorda un sacco quando ero piccola. Che andavo in una colonia al mare, c'erano questi grandi pini e raccoglievamo le pigne e poi dopo si schiacciavano i pinoli. Chi è che non l'ha fatto da bambini? E quando li mangio tostati mi rimane quel sapore che mi fa ricordare quando ero piccola, piccola. Ok, ho aggiunto i pinoli e i semi di girasole interi, vedete? Perché voglio un pesto così, con i pinoli e i semi di girasole interi. Non li ho messi, non li ho tritati come si fa di solito in un pesto alla genovese. Così quando mangiamo gli gnocchi, che è tutto morbido, abbiamo un po' la croccantezza di questi semi. Pecorino romano, così, non troppissimo, ok, e il nostro pesto è a posto. Olio ce n'è in abbondanza, e che poi rimane bello, ecco, rimane così tritato, guardate che meraviglia, guardate. Adesso metterò il telefono, ve lo voglio far vedere proprio bene, secondo me è spettacolare. Quando vado a fare l'impasto degli gnocchi andrò a mettere un po' di parmigiano nell'impasto, oltre al basilico, infatti ho già tritato un altro bel po' di basilico, l'ho fatto sempre a mano perché alla fine si fa presto, di basilico, l'ho tritato a mano sempre, andrò a mettere, quindi verranno dei gnocchi con tutto il basilico in mezzo, bellissimi, cioè me li vedo bellissimi. Aspetto che si raffreddino le patate. Eccoci qua amici, allora, patate freddate e passate, non sono stata a farvi vedere tutti questi passaggi, allora, io le ho passate con questo, le potete pelare prima e poi con questo passarle, oppure, se avete il maritino, uno un po' forte, io ho usato mio marito, con la buccia me le ha tutte passate, io toglievo la buccia che rimane ed è un po' più veloce. Bene, allora, poi, una volta passate, si pesano. Io le ho pesate, queste sono un fottio, sono tantissime, sono 3 kg, le vado a mettere, tanto che faccio casino, le vado a mettere nella planetaria, scusate se la giro, ma io faccio l'impasto con la planetaria, se non avete la planetaria in un contenitore o addirittura sul tagliere, eh? Io una volta le facevo sempre sul tagliere, io ancora le vado a mettere nella planetaria perché viene un impasto grande, anche perché se dopo sono tanti io crudi li metto nel congelatore. Poi, essendo 3 kg, vado a mettere 1,2 kg di farina, prima però ci metto del sale sotto perché facendole al forno non c'è il sale. Ok, pepe, e poi vado a mettere 1,2 kg di farina, perché io metto 400 grammi di farina per chilo di patate, e voilà. Poi una, questi sono 150 grammi circa di parmigiano reggiano, e poi vado a mettere questo basilico tritato, non so quanto sia, facciamo un pugno, 2 bei pugni di basilico tritato. Bene. Poi con la foglia vado ad impastare e poi ci vediamo sul tagliere. Gnocchi, quantità un po' industriale, ma sapete com'è questa Big Family. Ecco amici, questo è l'impastone, vedete questa è una grande quantità. L'ho rovesciato sulla spianatoia con un po' di farina. È bello morbido, giusto? Ancora un pelo tiepido, quindi aspetto 10 minuti, comunque questo è l'impasto, poi lo metto qui e mi metto a fare tutti gli gnocchi. Guardate com'è bello con il basilico in mezzo, vedete? Così. Ora, cioè era piena questa, Come dicevo, ora lascio qui 10 minuti perché è ancora un pelo tiepido e poi facciamo gli gnocchi, vi faccio vedere come faccio io, ecco, comunque, insomma, qualsiasi tecnica va bene. Ora
Sto facendo degli gnocchi e guarda che sono cose alla fine perché ne ho già fatti tanti. Vi faccio vedere come faccio io, poi ognuno ha il suo metodo. Io mi cerco sempre i metodi per essere un po' più veloce, sempre per via delle grandi quantità. Allora, intanto farina go go. Io per lavorare quando faccio gli gnocchi metto sul tagliere un po' di farina di grano tenero e un po' di semola. Ok, è abbondante. Vedete, lavoro proprio su farina. Prendo un pezzetto, lo schiaccio un pochetto, così casomai ci do un attimo. Ecco, e poi farina sopra. Vado a tagliare delle strisce, così, così. Vedete? Sì. E così alla buona. Allora, altra cosa è il tarocco, secondo me è abbastanza fondamentale questo oggettino qui che io non posso stare senza. Gli do una rotolatina ad ogni striscia. Di solito cerco di farne 5 alla volta di strisce. Potete farli più grossi, potete farli più sottili adesso. Potete farli come volete. Poi mi metto la farina qua. Perché io lancio, cerco di lanciare, perché gli gnocchi, per farli buoni, devono essere morbidi dentro, perché sennò dopo, se mettiamo troppa farina, diventano un po' duri nella cottura. Poi col tarocco li taglio, vedete, e li lancio in modo che non si attacchino. E poi vedete, li mescolo. Così, 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 tac, tac, tac. E poi li vado a mescolare nella farina, li tiro tutti da una parte, mi metto un vassoio vicino e voilà. Questo per me è il metodo più veloce per fare grandi quantità. Poi a questo punto chi vuole può usare la forchetta, il pettine, se volete fargli le righe. Io no, perché una quantità così non ci penso proprio, non lo faccio mai. I gnocchi sono buonissimi, vengono benissimo, sono belli. Qualcuno mi ha scritto, ah, ma così sono dei gnocchi di pasta, dei pezzi di pasta. Eh certo. Che sono dei pezzi di pasta, ma sono dei pezzi di pasta anche se gli fai le righe. È ovvio, sono più belli se ne dovete far pochi, o okay, che, ma quando si fanno queste grandi quantità, io personalmente sono soddisfatta dei miei gnocchi così. E così li vado a fare tutti, li ho fatti ormai tutti. Ho già preparato l'acqua che ormai bolle, e quindi oggi è giovedì. Oggi gnocchi, poi ci vediamo dopo di là quando li andiamo a condire con questo pesto meraviglioso. E poi profumano anche loro a farli con tutto questo basilico. Oggi basilico a go-go, è il periodo del basilico. Ci vediamo dopo, vado a finire gli gnocchi. Eccoli qua, guardate quanti gnocchi con 3 kg di patate sono venuti. 7 vassoi. Così. Allora, non so quanti ne cucinerò, quelli che non cucinerò metterò i vassoi così in un sacchetto di nylon dentro al freezer. Quando sono congelati, tolgo il vassoio e li lascio nel sacchetto in freezer. Quando li voglio andare a cuocere, li metto nell'acqua bollente così congelati e li tiro su quando vengono a galla con un po' di delicatezza, ma rimangono perfetti. Bene, andiamo a mettere sull'acqua e a cucinare i nostri gnocchi. È giovedì. Eccoci qua, amici, è ora di andare a tavola. L'acqua bolle, andiamo a mettere giù. Io farò 2 o 3 andate perché sono veramente tante. C'ho la cucina piena di gnocchi. Ne metterò 3 alla volta, 2 e 3. Aspettiamo che salgano e poi li andiamo a condire. Eccoci qua, pronti la prima andata di gnocchi. Allora, aspetto che salgano tutti, non li tocco quasi e li lascio bollire un po' perché devono cuocere. Anzi, la miglior cosa, vi consiglio sempre di prenderne uno e assaggiarli.
Ho messo in una teglia grande un po' di pesto sotto, così vado a rovesciare. No, ma guardate che belli! Cioè, già così, senza condimento, guardate che belli, con tutto il basilico dentro. Anche con un po' di olio parmigiano posso assicurarvi che sono buonissimi. Ok, ora condisco questi. Vado a fare i primi piatti e poi con pazienza aspettano gli altri. Così. Uso due marise perché sono un po' più delicate, sono più morbide. Non guardo. Cioè non vi dico il profumo. Il profumo. Poi gnocchetti così con un po' di parmigiano nel mezzo, nell'impasto. Cioè, che vedo dopo? Guarda, guarda. Cioè. Guardate, guardate. Poi il pesto fatto al coltello. Andiamo a impiattarne uno subito, c'è qua Agnese pronta. E poi Agnese, la mia nipotina più piccolina, scusate. Oh, grembiule. Vedete il grembiule, per chi mi critica che mi pulisco, serve anche a questo. Dovete sapere che Agnese, oltre che essere innamorata degli gnocchi, è innamorata del pesto. Quindi le andiamo a fare un bel piatto. Poi ci mettiamo... Aspetta! È già qua pronta, avete visto? Aspetta! Andiamo a mettere un basilico, vi facciamo vedere. Guardate un po' che spettacolo! Gnocchi col basilico, con un pesto di basilico, bene. Andiamo a fare tutti i piatti, a buttare giù gli altri e buon appetito!